Buongiorno e benvenuti in questa diretta sulla mia pagina Facebook, Davide Maranta, consulente marketing, ferramenta e rivenditori, che ovviamente sono io. Benvenuti, aspettiamo qualche secondo che si colleghi qualcuno, verifico che la diretta stia andando bene e benvenuti anche nel mio nuovo ufficio, nella mia nuova location di cui adesso anche vi parlo. Oggi finalmente è una giornata fantastica, ieri era veramente un tempo orribile in tutta la Romagna. E oggi invece è una giornata finalmente fantastica. Prendetevi questa mezz'oretta di diretta e poi andate al mare, fondamentalmente. Come state? Tutto bene? Io non mi dilungo mai molto sulla mia presentazione. Sono Davide Maranta, consulente marketing specializzato in ferramenta ai rivenditori delle materie prime o semilavorate. Trovate tutte le informazioni su di me sul mio blog www.isistemidifissaggio.it, che inizialmente era un blog sul marketing e sulla vendita di sistemi di fissaggio, poi è diventato un blog specializzato nel settore delle ferramente dei rivenditori in generale. E in particolare poi trovate una serie di pagine, tante pagine all'interno di questo blog, pagine tra cui quella delle testimonianze che vi consiglio di guardare per vedere come lavorano, cosa dicono di me i miei clienti, le clienti che lavorano con me già da molti anni, e anche la pagina dei video. E per i video in particolare trovate il canale YouTube Davide Maranta, consulente marketing rivenditori su YouTube, un canale pieno di playlist. In particolare vi consiglio di guardare quella introduzione al corso Prestart, perché è una vera e propria playlist di marketing molto forte, molto, diciamo, legata alla formazione per te che hai una ferramenta, che hai una rivendita. Ma anche per esempio la playlist della presentazione del libro, delle testimonianze, appunto anche quelle dei clienti, in modo da cominciare a vedere un po' i materiali che sono gratuiti o semigratuiti, diciamo, per semigratuiti intendo il libro, che sono a tua disposizione e che ti danno la possibilità di approfondire questo tema che è il marketing per le attività come la nostra, insomma, come le attività di appunto le circa 20.000 attività, di cui 15.000 ferramenta e 20.000 rivenditori in tutta Italia. Allora, ditemi se sono in diretta, se va bene, se funziona, se è tutto a posto. Credo di sì, credo che stia andando tutto bene, che stia in diretta già da circa 2 minuti, quindi posso cominciare. Oggi, come ho preannunciato sia su Facebook che sulla mailing list di chi mi segue, dei miei clienti, di chi insomma in qualche modo impatta su di me, sul mio lavoro, ho deciso di parlare di tre argomenti che riguardano sia un po' il punto della situazione che c'è ad oggi sul discorso del commercio, del nostro settore, come sta andando l'attività commerciale, la vendita, quindi di conseguenza anche eventualmente il marketing nel nostro settore, e poi aggiungere qualcosa sul mio trasferimento a Milano Marittima, per chi già lo sa, ma non tanto per una questione mia personale, ovvio e chiara, ma perché poi ha un'influenza, ha delle conseguenze sul mio lavoro, ma soprattutto sulla location del mio lavoro. E poi vi preannuncio anche che c'è un videocorso, un mini videocorso che sto preparando e che spero sia utile per voi e per la vostra attività, e che vi può dare diversi spunti, partendo poi anche da un materiale che adesso vi dico è già presente, normalmente voi già avete, potete agevolmente acquisire. Quindi, aspettiamo ancora 2 secondi che si collega qualcuno. Eventualmente, se ci sono domande sia su quelli che sono gli argomenti di oggi trattati in questa diretta, ma anche gli argomenti delle dirette precedenti, o anche soltanto se c'è qualche mio cliente che magari vuole approfondire, o c'è qualcuno che vuole chiedere informazioni sui corsi, sulle consulenze, insomma, approfittiamo anche di queste dirette per fare delle domande. Se me le fate, io le guardo alla fine della diretta e vi rispondo. Vedo che c'è qualcuno che si sta collegando, benissimo, e quindi direi di cominciare. Allora, il punto della situazione. Come sappiamo, ormai siamo addirittura in fase 3, abbiamo superato anche la fase 2 di questa benedetta pandemia, e la situazione nel nostro mondo, nel mondo delle rivendite, nel mondo della ferramenta, è che
quasi tutti, devo dire la verità, quasi tutti, quindi anche meglio di quello che erano le mie aspettative, fortunatamente, buon così, meglio così, hanno riaperto, hanno iniziato a svolgere l'attività, hanno iniziato a vendere, a lavorare in maniera contingentata, però comunque con una serie di restrizioni, tutte quelle sono le norme, adesso non vado qui a ripetere, però l'attività è ricominciata e diciamo quasi tutti stanno lavorando. Chi non ha riaperto è... Diciamo, quelli sono quelli che già prima erano in grossa difficoltà, già prima in qualche modo non lavoravano bene, avevano dei problemi e quindi il coronavirus in qualche modo è stato ulteriormente una scusa per, una scusa, insomma, purtroppo un problema ulteriore per non riaprire, per non mandare avanti la propria attività. Sono specialmente le attività che hanno clienti che non pagano, il mondo dell'edilizia o che hanno lavorato male, hanno investito male o che sono state sfortunate. Queste non hanno riaperto, sono poche però, devo essere sincero, sono poche centinaia rispetto alle decine, alle migliaia, ripeto, siamo circa 20.000 attività in Italia, di cui 15.000 ferramenta e 5.000 rivenditori di materie prime o semilavorate, piccole, medie e grandi. Poche centinaia non hanno aperto, è un numero abbastanza piccolo, mi dispiace per loro, però evidentemente avevano degli altri problemi. Chi ha riaperto sta in parte lavorando abbastanza bene, qualcuno sta lavorando anche tanto, in particolare per esempio in Romagna, e quindi diciamo le cose stanno andando abbastanza bene. Ed ha un altro problema, cioè chi sta lavorando, normalmente chi in questo momento sta lavorando anche tanto, ha il problema di avere 14-15 ore di lavoro, il problema di essere praticamente in quella che è la cosiddetta ruota del criceto, no? In un circolo vizioso. Ed è un problema grosso questo qui. Se tu sei tra questi che ha questo problema, è chiaro che non lo risolvi semplicemente lavorando meglio, lavorando di più, perché tu fondamentalmente avresti bisogno di delegare. Avresti bisogno di delegare almeno tutte quelle funzioni che in qualche modo non sono fondamentali per la tua attività, non è che l'amministrazione, le consegne, il trasporto, lo scarico della merce, cose importantissime, però non sono strettamente legate alla vendita, al marketing, come dire, al mantenimento, al sostentamento, della tua azienda, della tua rivendita, della tua ferramenta, perché sono attività, diciamo, adiacenti in qualche modo. Bene, tu dovresti delegarle. Per delegarle, però, hai bisogno che la parte che fai tu di vendita, di marketing, la parte che fai tu di acquisizione cliente sia automatizzata o semi-automatizzata, cioè che tu abbia un sistema di marketing e vendita che ti faccia entrare i clienti e che ti aiuti anche a vendere a questi clienti. Perché la questione non è più alzare la serranda, mandare fuori la gente, magari se hai dei venditori, e vendere. Non vendi più così, cioè te lo puoi scordare che oggi nel 2020 tu alzi la serranda e vendi. Cioè, se stai facendo così va bene, stai tenendo duro, stai lavorando, ma o ti fai un mazzo e comunque non sei contento, oppure neanche ti sta accadendo. E questo poi è il secondo caso, no? Il caso di quelli che, nonostante tutto, l'apertura e tutto, non stanno lavorando al 20, al 30, al 40, al 50%, siete in tanti, siete la maggioranza. Bene, voi avete bisogno di due cose. Tu hai bisogno di due cose in questo momento storico particolare. Hai bisogno di un sistema che ti acquisisce i clienti e di un sistema o processo che vende ad essi. Quindi hai bisogno di un sistema di marketing e un sistema di vendita. Che significa acquisire clienti? Vuol dire che tu devi fare in modo, se hai una ferramenta, una rivendita, e stai all'interno della tua attività, che la gente venga dentro. Cioè devi fare delle azioni affinché la gente venga dentro, oppure affinché la gente risponda alle tue sollecitazioni che devi fare. Ma tutto questo lo puoi fare soltanto se hai una strategia, se hai una strategia di partenza che prevede, ahimè, è la parte più dura, mi rendo conto quando faccio il corso pre-start, no? Ai miei clienti, pre-start, tutto quello che devi sapere prima di iniziare a fare marketing e vendita, è che nessuno ti ha detto mai. E poi il corso di base, che poi di base in realtà è molto avanzato, ma è il primo corso che devi fare se vuoi approcciarti al mio lavoro e al marketing. La prima cosa, ancora prima della strategia, è la parte concettuale, teorica. Devi purtroppo imparare delle cose che prima non conoscevi. Non è neanche colpa tua se per 20 anni, 30 anni, 40 anni nessuno ti ha mai detto: guarda, anche tu devi fare marketing. Oggi, ahimè, che sono il primo e unico consulente di marketing specializzato nel tuo settore, che ti sta dicendo che anche tu devi conoscere il marketing. C'è poco da fare, devi conoscerlo. Quindi devi prima imparare delle cose. Poi queste cose che hai imparato le devi caratterizzare strategicamente nella tua... per la tua ferramenta, per la tua attività, ci sono io ad aiutarti ovviamente in tutto questo, e poi devi fare il marketing operativo.
Tutto questo ti serve e ti porta la gente, i clienti nella tua rivendita, o fa sì che i tuoi clienti rispondano. Non so se di recente hai avuto modo di vedere, sia l'ho pubblicato sia su Facebook, vallo a vedere perché sulla mia pagina Davide Maranta, consulente marketing, ferramenta e rivenditori, i risultati concreti che un mio cliente in termini di fatturato sta ottenendo. Cioè, questi numeri sono concreti, il marketing no, è tutt'altro che teoria, concetto. C'è da imparare della teoria, è ovvio, ma io la caratteristica del mio lavoro che ho fatto in questi anni è proprio quella di prendere tutta la parte teorica, concettuale che serve a te, non tutto il marketing del mondo o tutto il marketing che si trova in circolazione, è un disastro, tra l'altro, molte cose sono sbagliate, stupide, inutili. Quello che serve a te, poche cose, cose importanti. Cose chiare, cose non dico semplici, ma comunque che possono essere semplificate, possono essere rese, diciamo, alla tua portata di chi non ha mai studiato marketing, non ha mai visto che cos'è un sistema di marketing e vendita, non l'ha mai fatto, e poi diventare una strategia che si cala correttamente, concretamente sulla tua realtà, cioè sulla tua ferramenta. E subito dopo ancora questa strategia deve poi trasformarsi in operatività, in marketing operativo, perché poi bisogna vendere. Lo scopo di tutto questo è vendere, non fare chissà quale tipo di lezione culturale, quale tipo di... No, no, noi dobbiamo vendere, noi vendiamo sistemi di fissaggio, serrature, ferro, legno, alluminio, accessori, ferramenta, noi vendiamo queste cose qua. Vendiamo a dei clienti e dobbiamo relazionarci con loro e fare tutto questo. Quindi in entrambi i casi. Se stai lavorando, sei in un circolo vizioso, stai lavorando 14 ore al giorno, stai impazzendo, magari stai guadagnando bene, però non riesci a fare le cose, non riesci ad avere una vita. E il marketing significa proprio che tu imposti un sistema automatizzato o semi-automatizzato di appunto marketing e vendita, quindi acquisizione clienti e vendita ai clienti stessi per la tua ferramenta che ti libera del tempo. Così puoi delegare delle cose, avere più tempo per te, non ridurre il fatturato, anzi aumentarlo, che è esattamente quello che è successo in primo luogo a me. Ti ricorderai quando facevo l'agente di commercio, come ho fatto io a passare da 65.000 km l'anno a 20.000, aumentando i fatturati, applicando un sistema di marketing e vendita, in quel caso adattato al mio lavoro di agente, ex lavoro di agente che facevo fino a poco tempo fa, adesso sono soltanto ed esclusivamente un consulente. Tu e i miei clienti fanno lo stesso, potete fare lo stesso, applicando un sistema per la tua realtà. Oppure, se non stai lavorando, è chiaro, a maggior ragione, se non stai lavorando, devi capire che l'unica cosa che ti serve proprio in questo momento, tu non puoi fare a meno che avere un sistema di marketing e vendita, ok? Bene, questo è in qualche modo il primo punto che volevo toccare. Comunque la situazione fortunatamente è abbastanza buona nel nostro mondo, ma perché anche voi avete le spalle larghe, insomma noi abbiamo le spalle larghe, il settore della ferramenta, delle rivendite, insomma, è un settore che in passato ha lavorato, abbiamo tutti lavorato, in questo momento magari un po' meno, quindi c'è una sorta di, diciamo di zoccolo duro, ok? E questo è importante. Poi, il mio trasferimento, come vedi, beh, questo è il mio nuovo ufficio dove farò le dirette su Facebook e i video su YouTube, ed è a Milano Marittima dove mi sono appena trasferito. Ora, al di là del fatto che avrò piacere che in qualche modo ci si vede, ci si incontra a Milano Marittima per un aperitivo, per vederci, per salutarci, cosa che già stanno facendo i miei amici, i miei clienti, e ti invito, se stai seguendo questa diretta, a metterti in contatto, insomma, per vederci in maniera ludica. Cambia però anche la location dei miei corsi, della mia consulenza. Se mi segui o se segui il lavoro che ho fatto, sai che io ho presentato il libro all'Hotel San Giorgio. L'Hotel San Giorgio di Forlì è praticamente è un business hotel molto, molto bello, molto importante, che ho utilizzato sia per la presentazione del mio libro, sia per un corso che ho fatto lì, diciamo, aperto di gruppo, un corso con circa 30-35 persone, sia per le consulenze private, prendendo le piccole sale, quindi era un punto strategico importante. Oggi, da questo momento in poi, e da quando sarà possibile, secondo me a brevissimo, sicuramente per le sale piccole è già quasi possibile farlo con le restrizioni, per le sale grandi c'è ancora qualche norma, ma io penso che nel giro di un mese la risolviamo. Utilizzerò il Pala Congressi di Milano Marittima, il Pala Congressi di Milano Marittima, via Ielenia Gura, e i quattro business hotel della società
che gestisce il Pala Congressi, e quindi sono in collaborazione col Pala Congressi stesso, e che sono sul mare a Milano Marittima. Quindi in questi, tra questi quattro business hotel, non ho ancora scelto quale dei quattro, e il Pala Congressi, terrò i miei corsi, farò le mie consulenze, inviterò voi, inviterò te a lavorare, a fare questa formazione di marketing specializzata per te, per il tuo lavoro, a partire da, sia dalle consulenze private che dal corso, che è il corso Prestart e tutti gli altri avanzamenti che dobbiamo fare. Quindi questo è un po' diciamo, la conseguenza del mio spostamento a Milano Marittima per il lavoro fatto. Tutto quindi verrà spostato al Pala Congressi, e tutto il lavoro di consulenza, di formazione, di marketing, di corsi e tutto verrà spostato dall'Hotel San Giorgio di Forlì al Pala Congressi di Milano Marittima e ai quattro business hotel associati che collaborano con esso. Poi, un'ultima cosa, prima di lasciarti, ho deciso di creare un mini videocorso che sarà esclusivamente erogato su YouTube, sarà gratuito. Per vederlo devi semplicemente cliccare sul tasto iscriviti su YouTube, così che tu possa poi vedere le notifiche, cliccando anche sulla campanellina eventualmente, così che tu possa poi vedere le notifiche di quando esce, quando pubblico il corso. Io poi darò, diciamo, l'informativa anche sulla pagina Facebook e anche sulla mailing list, se sei iscritto alla mia mailing list, dove ricevi contenuti di valore gratuitamente di marketing e vendita per la tua attività. Mi farò questo videocorso, sarà un mini videocorso di 5-6 lezioni di base, che in qualche modo sarà un precorso rispetto al corso pre-start. Cioè io già do dei materiali a chi deve fare il corso pre-start, a chi in qualche modo deve studiare il corso pre-start, deve vedere prima del corso una serie di materiali. Questo sarà inserito all'interno di quello, e la base del corso, quindi una cosa molto importante che sto per dirti in questo momento, la base del corso sarà il mio libro, Vendere sistemi di fissaggio, che se sei un mio cliente, o se in qualche modo mi segui o l'hai ricevuto, o se in qualche modo sei stato ospite a qualche evento, l'hai sicuramente ricevuto sia cartaceamente che online. Se non, lo puoi acquistare andando sul mio blog www.isistemidifissaggio.it. Se sei una persona del settore, puoi mandarmi una mail e te lo posso inviare in PDF, così che tu possa iniziare a guardarlo, a leggerlo. Se sei una persona del settore, puoi scrivermi in privato su questa pagina, per esempio, anche tramite mail, mi dici che sei del settore ed io ti invio intanto il PDF. Quindi il corso avrà come strumento di base il libro. Perché questo? Perché il libro è a tutt'oggi insomma, appunto, lo strumento di partenza, di base, lo strumento che puoi iniziare a leggere per impattare concretamente, in maniera veloce, compatta, con il mio lavoro, con quello che faccio, con quello che spiego, con i miei clienti, le testimonianze, il lavoro e tutto il resto. Il libro ha sicuramente questo tipo di valenza. È ancora così, lo sarà per moltissimo tempo. Molti di voi l'avete letto, l'avete avuto, alcuni l'hanno letto. C'è anche un cliente che mi ha detto chiaramente che l'ha letto 2 volte, perché ci sta di leggerlo 2 volte. Molti hanno letto le prime 50 pagine, 60 pagine, 10 pagine, in pochi l'avete finito, quindi so bene quanto sia difficile. E questo è un problema. Allora io, per aiutarvi nella lettura e comprensione del libro, ho deciso di fare un corso molto pratico, molto veloce, che segue passo passo il libro. Quindi è importante che tu abbia con te il libro, sia cartaceamente che puoi averlo anche appunto in PDF, in modo che quando farò il corso e spiegherò le cose, io seguirò e farò poi anche degli altri esempi, degli approfondimenti, andrò oltre, però seguirò il libro, in modo che tu possa poi avere chiaramente una visione del lavoro che stiamo facendo, del lavoro che sto facendo e di quello che è spiegato all'interno del libro, di come lo puoi adattare alla tua attività. Che ti ricordo che il libro Vendere sistemi di fissaggio è un libro che propone una specializzazione sul business dei sistemi di fissaggio, ma è solo un esempio. Tutto quello che io dico sui sistemi di fissaggio lo puoi applicare in qualsiasi altro settore, ma soprattutto alla tua ferramenta, alla tua rivendita in generale, posizionando per l'appunto la tua attività. Quindi seguimi, segui le notifiche, segui le mail, segui le notifiche su Facebook, iscriviti al canale YouTube Davide Maranta, consulente marketing rivenditori, cliccando sul tasto iscriviti, perché è lì che pubblicherò il corso e che potrai seguirlo in pratica quando sarà pubblicato. Io penso questa settimana, al massimo per la prossima, lo terminerò.
Queste erano un po' le cose che volevo dirvi. Una giornata splendida, finalmente. Magari nel pomeriggio ci dedichiamo un pochettino al mare. Immagino che voi in Romagna, per chi è in Romagna, sia lo stesso. Per chi è fuori, buon weekend e ci vediamo presto. Ciao, arrivederci.